E quindi la decisione di oggi del Consiglio, presa non soltanto all'unanimità ma a una convinta unanimità, è quella di allargare già dalla giornata di dopodomani, quando si riuniranno i nostri rappresentanti permanenti, il Coreper, la lista degli individui e delle entità sanzionate, e al tempo stesso, nello stesso giorno, nella stessa riunione, di far presentare alla Commissione il proprio lavoro il pacchetto di ulteriori sanzioni da adottare per una decisione poi del Consiglio europeo.